Ciao a tutti e benvenuti o bentornati su Monica Vlog. Ho iniziato a registrare mentre mi sto bevendo anche un pochino di caffè e latte perché questa è la mia seconda colazione. Stamani il gatto ha deciso di svegliarci alle 5. Il problema di Spazzolino è che lui si sveglia con la luce solare, quindi si dorme più. Allora, questo video mi è venuto in mente di farlo guardando il canale di Paola, Gattaluna Kimono Blu, che ora so che mi segue anche lei, quindi ciao Paola se mi stai guardando. E aveva fatto, vabbè, non c'è paragone tra il mio e il suo, perché lei tipo ha fatto 3 video per mostrare tutta la sua beauty table. Con il mio si fa molto prima perché cioè, io sono una che i trucchi, se non li usa continuamente, tende a disfarsene. Prima li regalavo, poi dopo il Covid magari li ho usati anche per farci altre cose creative, perché quello che non uso non è che c'è tutto questo posto. Quindi la mia invece più che una beauty table è una mensola beauty, ovvero qui siamo a casa di mio marito, ma tra poco mi trasferisco. Scusate, bevo. Sono ancora a casa di mio marito, lo sapete, io cambio casa 2 volte l'anno. E qui, poverino, quando io mi trasferisco a casa sua, ogni anno è sempre peggio perché praticamente ho preso tutta la mensola, per lui c'è rimasto solo un deodorante, ma non che lui sia uno che usa roba, quindi sarebbe vuota questa mensola, quando non ci sono io è vuota. E ho tutto qui, praticamente io tengo tutto qua, tranne qualche cosina, perché ora piano piano mi stanno arrivando diverse cose anche con gli style. E fra l'altro stamani mi avete truccata perché ho appena registrato un lunghissimo show and tell in whispering per il canale Rasoleia SMR, nel quale ho mostrato 10 prodotti best seller di Estyle che mi sono arrivati a sorpresa, me l'hanno mandati loro. E fra l'altro li ho graditi tutti, insomma, quindi evidentemente se sono best seller un motivo c'è. Allora, cominciamo. La mia beauty, qua non si vede, provo a girare un attimo l'inquadratura. Ecco, volevo evitare di accecarvi con la luce ring, ma è un attimo, ve li faccio vedere. Ecco, qui c'è lo struccante, questo l'ho mostrato adesso nel video, e le creme. Ora la rigiro piano piano per evitare appunto di... Ok, voi dite: ma perché non ti sei bevuta il caffè latte e poi iniziate a registrare? No, perché c'ho fretta, nel senso che devo muovermi, devo uscire. Quindi ho detto: vabbè, intanto tanto siamo informali, ragazzi, posso anche bere il caffè latte mentre parlo con voi. Allora, questo è lo struccante Nivea, è bifasico per gli occhi. Prima avevo quello di Ahava, allora quello di Ahava mi piace di più, però quello di Ahava costa più di 20 euro e questo costa 3 euro. Devo stare molto attenta con questo a non esagerare nelle quantità, perché se mi va dentro gli occhi poi sto con la vista appannata per 3 ore minimo. E quindi, mentre quello di Ahava quel problema non me lo dava, questo devo stare molto attento, ce ne devo mettere proprio poco alla volta, perché se mi va dentro l'occhio poi si piange. Ok, finito il caffè latte o i baffi? No, continuiamo. Questo è invece, loro lo chiamano tonico, però è molto molto gelatinoso. Vedete, proprio gelatinosissimo. E sono 5 acidi ialuronici diversi. Come dicevo anche nel video appena registrato, sto apprezzando tantissimo i prodotti coreani. Non lo sapete, io ho sempre comprato anche cose italiane, ho comprato anche molte cose cruelty free, vegane, cioè, a parte in Italia è tutto cruelty free per forza. Prodotti anche naturali, alcuni mi sono piaciuti, però io, come mi sta piacendo la linea che sto usando adesso, ragazzi, non, cioè, sembra fatta per la mia pelle, mi sto trovando veramente troppo bene, infatti l'ho ricomprata perché avendo l'affiliazione con gli Estyle, ogni tot mi mandano dei buoni, a volte mi mandano cose al loro gusto e a volte mi mandano dei buoni e io mi scelgo le cose, mi sono ricomprata la crema viso e il contorno occhi perché mi sono innamorata.
E questo è il tonico, il mio tonico attuale, che però io non uso col dischetto, io me lo metto sulle mani e poi me lo spalmo prima di applicare tutte le altre cosine e dopo la detersione. Questo è il latte detergente che è quasi finito. Io ho tolto l'etichetta perché non mi piaceva. Attualmente sto usando il latte detergente, quello Viviverde della Coop, ma mi è arrivato in regalo un detergente della Costa SRX alla bava di lumaca, quindi. E poi qui ci sono diversi campioncini, sempre arrivati dagli estai, sempre della Costa SRX, che è un'azienda che lavora con la bava di lumaca ed è cruelty free, ma cruelty free vera, non quelle. Poi qui c'è la crema da notte, questa me l'avevo fatta vedere in qualche video, non ricordo, è quella che dico che secondo me odora un po' di Philadelphia o di yogurt. Mi ci sono abituata, mi piace quasi, e questa è una maxi crema in un formato da 100 ml, questa l'ho presa su Amazon, sempre di una marca con un inci super super clean. Le altre cose che ho provato di questa azienda non mi hanno fatto impazzire, tipo l'acido ialuronico, appena asciugava mi sentivo tirare la pelle, cosa che non succede con questo. La crema giorno era troppo leggera per me, cioè proprio dopo un'ora sentivo la pelle che aveva bisogno. Questa invece mi piace, è una crema al retinolo, la sto usando la sera, bella ricca. Ovviamente bisogna stare attenti con questa, molto attenti a non darla nel contorno occhi, vicino all'occhio, perché è un pochino irritante. Le prime volte che l'ho usata, insomma, era un po'. Vabbè, ma sto parlando troppo, io vi devo far vedere il mio beauty table, cosa c'è. Non è un prodotto di recensione. E questa è la famosa crema da giorno della Sioris che sto usando adesso, che sono innamorata. Ha un profumino delicatissimo, cioè mi piace veramente tanto. E con questa la pelle me la sento a posto tutto il giorno, non tira per niente. E qui c'è il reparto sulla mensola. Poi sto tenendo le cose un po' anche dentro i contenitorini, questi qui che a me piacciono molto, perché mi tengono le cose raggruppate. La Bea che sta urlando. Mi tengono le cosine raggruppate, poi appunto qui sulla mensola, se no le cose rischiano di cadere. Allora, che cosa c'è nel contenitore? Qui c'è una Time is Running Out, una mist con olio di macadamia. Io questa non la uso quotidianamente, nel senso me la do magari a volte così durante il giorno, se mi, non lo so, se mi sento voglia di reidratare il viso, la agito e la applico un pochino così. Sicuramente la userò di più in estate quando tengo l'aria condizionata accesa, che allora quella tende a seccare. E poi l'ho usata ieri o ieri l'altro, che avevo fatto un trucco, avevo messo la cipria, mi si era seccata troppo e ho detto ok, non sto a togliere il trucco, ce l'ho spruzzata sopra e subito l'effetto, quello terre crenesi, crete senesi, è andato via. Poi qui ci tengo il siero attuale, anche questo è della Sioris. Centella asiatica e sacrisanda, è un siero da usare il giorno, da giorno, molto comodo, cioè guardate com'è comodo questo tappino che fa così e si chiude. E questo è il contorno occhi quasi finito, ai peptidi e alla bava di lumaca, che mi piace un casino, cioè non tira per niente, l'occhio è bellino idratato, mi piace veramente tanto. Poi questo è l'attrezzino che io uso per detergere il viso, lo uso almeno una volta al giorno. Io avevo il Miwa, che me l'avevano mandato in una collaborazione, fra l'altro attrezzino meraviglioso, stupendo, però io ho un problema mio personale che a me tutte le cose che vibrano mi danno proprio fastidio, anche tenere in mano zzz, mi danno fastidio, quindi ho comprato questo qui che è manuale, cioè che io lo uso così, ci metto il latte detergente, poi vado a massaggiare tutto il viso e mi piace perché è molto delicato, molto morbido. Questo è più durino, a volte ci vado a insistere magari sul mento, che è la parte un po' più grassa. Poi, e qui c'ho tutti i pennelli. Allora, qui ho le matite. Questa è, l'ho comprata da poco, che sarebbe un Kajal, ma io lo uso a volte sul contorno labbra, lo do sull'esterno per dare un effetto più plumping. Questa mi è arrivata adesso da YesStyle, una matita in gel nera waterproof, ragazzi, è waterproof perché l'ho data, ho già lavato le mani non so quante volte, ma guardate, senza lo struccante, l'ho lavata col sapone, senza struccante, guardate ancora qua, quindi sicuramente molto waterproof.
Questa Proof, questa è la matita, il contorno labbra del Ruby Woo di MAC. Io Ruby Woo ormai comincia a essere più di 3 anni che l'ho comprata, sia questa che il rossetto. Il rossetto l'ho tolto di giro, ho detto ok, cioè non credo di averlo buttato via perché mi dispiaceva. È stato il mio primo Ruby Woo, cioè l'ho anelato tanto, poi io non riesco a terminare i cosmetici, ragazzi, perché non mi trucco tutti i giorni, quindi. E ho detto basta, smetto di usarlo perché comincia a essere tanto che ce l'ho e questa no, è ancora qui, insomma è nuova, lo vedete, usata pochissimo. Non credo che, cioè, poi la roba della MAC non credo che vada male, ragazzi, cioè io non lo so, ma questa l'ho comprata da poco perché io uso il mascara di solito, però ho detto ah, però per dare un po' più di disegno alle sopracciglia, ho provato questa qui della Elf e non è male, non mi sembra male. Poi c'è il pennellino che, per esempio, stamani che ho fatto un trucco super leggero, ho solo pettinato le ciglia senza dare la matita. E poi questa è una matita contorno labbra che non uso quasi mai perché dovrebbe andare con questo rossetto qua. Ma poi alla fine le labbra contornate, se non è il colore proprio perfetto, che si vede un po' più scuro, a me non piace, mi fa troppo anni 90, anni 80, no. E questo invece è il Kajal della Kiko, che mi sta piacendo molto perché, ragazzi, cioè, è già 2 ore più che l'ho applicato. Sì, dentro non sarà più nerissimo, però almeno non cola. Io vengo da una storia di matite che me le ritrovavo qua giù, quindi sinceramente mi piace molto. Poi, qua dietro c'è una cremina per labbra della balsamo per labbra, qual era? Ah, dell'erbario toscano, nuova, perché poi ho comprato un maxi burro di karité, quindi adesso sto sul comodino, sto tenendo quello. Questa sì, mi è piaciuta, ma insomma non mi ha fatto impazzire. Essendo nuova può darsi anche che la regali, eh. Poi qui invece ci tengo, ho due mascara per sopracciglia, uno della L'Oreal, che è più giusto come colore, cioè oddio, forse era più giusto quando avevo i capelli rossi, rossicci, castani, ora con i capelli così, grigio-blu, allora è meglio questo qua della Shein, che è più nero, anche se quando me lo metto a me, cioè dal vivo mi vedo oscena, cioè vedo ste ciglia alla Helio, e poi invece in realtà a video, quando faccio video, poi non sono così forti. Spesso il trucco che vedo eccessivo, poi nel video non lo è, oppure magari nel video le sopracciglia spariscono se non metto niente. E poi qui ho due mascara, questo è il Dark Love di Clio che mi piace tantissimo. Avevo preso la mini size, io dovrei comprare solo mini size perché se, mi seccano. E questo invece è il Lam Lash della Puro Bio, che è quello che ho applicato stamani, che è un po' secchino, non so se. Però ecco, devo dire che i mascara secondo me vanno usati un po' prima che rendano il loro. Questo me l'ha regalato Claudia del canale Chiaroscuro. Non è male, molto naturale. Ecco, se uno vuole un effetto molto naturale, io, per me questo è un mascara da tutti i giorni. Questo di Clio è un po' più sostanzioso. E poi qua ho messo da soli, non mescolati con gli altri, tutti i pennelli di Mesauda che ho comprato da poco. Devo prenderci la mano, nel senso che, per esempio, questo l'ho preso per il fondotinta e sinceramente per ora non è scattato l'amore. Quest'altro mi piacciono molto come morbidezza e questi qui, io non sono abituata a usare pennelli tondi, anche in pittura ho sempre preferito la lingua di gatto, quindi boh. Non lo so, li ho voluti provare, però diciamo che come forma preferisco questi generi qua, un po' più a lingua di gatto, un po' più piattini. Però mi piacciono, eh. A parte quello, ecco, quello del fondotinta, insomma, non mi ha convinta molto. Poi passiamo alla zona di qua. Allora, volevo spostare la ring, però ragazzi, in realtà, allora, sposto il cosino. Mi sta venendo il mal di schiena a stare tutta girata verso la telecamera, la fotocamera. Allora, ho spostato questo. Questo è più grande, vedete? E qui praticamente
ho tante cose anche che non uso. Allora, questo è l'ultimo acquisto, che la volevo, mi piaceva, me la sono regalata. È la tavolozza per mescolare i colori. Ora, io l'ho lavata, però è rimasta un po' macchiata. Questa, la spatolina, non l'ho ancora usata. E mi piaceva perché ho tanti fondotinta adesso, me li ha regalati, un paio li avevo comprati, poi mi ha mandato delle cose Claudia. Quello che mi dispiace è che di tutta questa marea di fondotinta che ho, alla fine non c'è quello della colorazione perfetta, quindi ho detto, ah, che faccio, provo, li mescolo, però anche a mescolare il rischio è che se sono formulazioni diverse, mescolare fondotinta di marche diverse insieme, si rischia di fare un gran casino. Comunque questa l'ho presa anche perché ho detto che mi piacerebbe fare anche qualche video con un trucco un po' più ricco, un po' più fatto dalla A alla Z, magari mi metto tutti i vari, le varie, come si dice, puntine di fondotinta e vado ad applicare magari quello più giusto a seconda della zona, oppure i correttori eccetera eccetera. Quindi insomma mi piaceva, basta, l'ho presa perché mi piaceva l'idea di mescolare. E qui la tengo qua insieme alla palette grande. Questa è la palette, quella Soft X della Revolution, mi piace molto questa palette. Anche se non uso tutto, si vede poi, allora, per esempio questo colore qui l'ho usato, ma mi sta malissimo, veramente male, 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 perché a me questi grigi così freddi, il capello per esempio mi piace grigio, ma perché è più azzurrato, insomma questi grigi qui non mi piacciono. E questa qui mi sono trovata bene, ho usato un po' tutti i trucchi, questo mi sembra usato anche il rosso e non mi ha dato fastidio, mentre sempre della Revolution i violacei mi hanno dato noia, mi hanno fatto proprio allergia, quindi dovrò ricontrollare bene, testare bene queste cose. Poi qui ci tengo il primer della Pupa, questo è proprio un classico primer siliconico. Lo uso poco perché non vedo una grossa differenza tra l'applicarlo e non applicarlo. Più che altro io, ragazzi, faccio trucchi che mi devono star bene 2 ore, 3 ore al massimo, quindi boh, a volte questo qui mi sembra che quando lo uso poi mi tappa i pori, a toglierlo ci vuole troppo, comunque ce l'ho, all'occorrenza c'è. E questa è la palettina che sto usando parecchio adesso perché, diciamo, sono colori che mi stanno bene. Anche se oggi non l'ho usato, oggi ho usato solo questi due colori qui centrali per dare luce qua nel mezzo, cioè ho fatto oggi veramente trucco super super veloce e leggero. Insomma, diciamo che qui ci tengo le cose che uso di più. Poi adesso sto creando una scatola con i trucchi, quelli diciamo di scorta, perché qui tutto non mi c'entra. Poi quando andrò a casa mia avrò forse ancora meno posto di cose da tenere lì in esposizione e quindi ho detto mi voglio fare questa scatola di make up in modo che quando voglio fare un trucco un po' bellino la tiro fuori e ho tutte le cosine lì, e tenere fuori soltanto quelle proprio più di uso quotidiano. E quindi ho degli altri trucchi là, ma il video di oggi non è tutti i miei trucchi, è la mia beauty table perché io poi mi trucco qui e non ci vedo una mazza di solito, quindi poi faccio dei casini. Poi qua invece c'ho tutti i pennelli, non ve li sto a far vedere uno a uno, sono tutti i pennelli tranne questo che è di Avon. Questi fanno parte di un set preso, non mi ricordo dove, forse su Banggood, in una collaborazione. La devo dire che io questi pennelli li ho sempre usati, ho voluto prendere quelli di Mesaura perché dicevo voglio i pennelli buoni, però io con questi qui, ragazzi, sinceramente mi ci trovo bene. Poi sono una grande esperta di pennelli da pittura, ma non sono un'esperta di pennelli da trucco, quindi diciamo che mi ci trovo bene e buon. Poi qua c'è l'affarino per dare il mascara senza sporcarsi. E diciamo che dipende dal mascara, perché con quello lì che ho usato stamani non mi sono trovata bene, con quello di Clio invece è perfetta perché c'è il coso cicciottello. Poi che ho? Qui ho uno dei 3 fondotinta della Puro Bio che mi ha regalato Claudia, ma non l'ho ancora provato sulla pelle, devo provarlo. Di solito fondotinta Puro Bio mi tirano un po', però è da vedere. Questo è il correttore di Hydra Prep, che è Estée Lauder, pagato uno stonfo,
Non lo ricomprerò sicuramente, cioè non è brutto, ma per esempio stamani questo l'ho applicato solo qui, è appena appena qui, leggerissimo perché mi va nelle pieghe. Poi qui ho i vari fondotinta. Allora, questo l'ho iniziato a usare, l'ho provato in un trucco un paio di volte e devo dire che non mi dispiace per niente, anzi mi piace. La tonalità di colore forse è appena appena chiara, appena. A vederlo sembrava arancione, giallone, invece sulla pelle si uniforma molto bene. Mi è piaciuto proprio tanto questo qui. Me l'ha regalato sempre Claudia del canale Chiaroscuro. Fra l'altro ho già fatto qui il video, provo di tutto, dove provo tutte le cose che mi ha regalato lei. E poi domani, oggi sto registrando, oggi è il 30 maggio, domani uscirà anche sul canale SMR il video con tutti i rumorini, tutti i suoni di tutti questi oggetti, uno chantel infinito, pieno di suoni rilassanti. Comunque questo mi è piaciuto molto, poi questo me lo sono comprata da sola, ecco, questo come colorazione è abbastanza giusto per la mia pelle, copre pochissimo però. E fra l'altro ora questi fondotinta qui li sto usando quasi come protezione solare, cioè di solito io non mi trucco, ma avendo dei buttato via i solari, quelli che non mi piaceva l'Inci, e avendo fra l'altro anche lì, se vi interessa, ho fatto il video dove parlo di questa cosa dei solari in modo più approfondito, quindi se me lo ricordo ve lo lascio qui, comunque lo trovate sul canale. E, avendo buttato via i solari, quelli che non coloravano la pelle, mi sono rimasti solo quelli che sbiancano, e quindi lo so che sarebbe meglio una protezione 50, però è già un po' di giorni che do o questo qui o questo qua che hanno una protezione 30 e 35 proprio come protezione, ecco, e almeno non ho la faccia bianca stile fantasma. Poi questo invece è il fondotinta di Nesauda, che devo dire mi è piaciuto. Non mi piace il fatto che si applichi, perché il fondotinta lo preferisco in zip della serie che lo metto e poi invece così sporco il pennellino, insomma si contamina, non mi piace questa cosa. Però mi piace questo fondotinta perché diciamo che è autosettante, nel senso che non secca troppo la pelle, per me che lo secca vi assicuro che copre abbastanza e però non fa quell'effetto lucido, quindi diciamo che mi piace, va bene anche nel contorno occhi, anche se nel contorno occhi ne devo mettere poco. Qual è il problema? È un po' chiaro e io non sono abbronzata adesso. Quindi boh, mi dispiace perché non, è un po' chiarino, però l'ho usato soprattutto per i trucchi magari da video dove comunque ci sono le luci che sflashano può andare bene. Poi qui ho il correttore, invece questo è nuovo, me l'ha regalato sempre Claudia di Paola P e questo è bello, bello grasso, bello coprente, ma non è azzeccato il colore, cioè non va bene per me, è veramente troppo bianco, ne ho messo proprio una. L'ho usato forse qua per coprire qua, allora qui va bene, tipo per coprire la macchia e poi sopra ci vado con l'ombretto, allora va bene perché è molto coprente, ma poi viene coperto. Però se deve rimanere a vista, questo è troppo chiaro per me, non è bello come tonalità. E qui invece c'è la cipria in polvere libera di Paola P, anche questa beh, buona, un profumo meraviglioso, molto sottile, però a me mi secca un po', quindi non la devo applicare assolutamente sul contorno occhi, invece l'ho applicata qua, pochissima, e l'ho applicata adesso, prima di registrare questo video, perché in questa posizione c'avevo la luce qua che mi sflashava tantissimo, cioè sembrava veramente che avessi fatto il bagno nell'illuminante, e qua va bene, tutto il viso, ma devo evitare il contorno occhi. Questo è il blush che ho oggi e l'ho usato anche come ombretto questo qua della Douglas, mi piace tanto il colore, come applicazione scrivenza, boh sì, non è male, non me ne intendo di blush ragazzi, direi una vischerata. Poi qua ho la BB Cream della Puro Bio, ecco questa mi piace, mi è piaciuta, di solito le cose Puro Bio mi seccano e anche questa mi piace, forse è un pelino chiara, anche questa per me. Però oggi ho fatto il trucco con questa, cioè come base ho dato questa che vedete non è coprendo, cioè si intravedono un po' le macchie, ha un effetto molto naturale, ma vi assicuro che la mia pelle prima di questa era molto peggio, cioè avevo quell'aspetto,
più bruttino, più grigino, insomma, questa dà comunque un aspetto sano, 12 mesi, ma credo che la userò, insomma, non è male quando voglio fare una cosa super. Togliere proprio un po' di viso lavato senza esagerare col trucco, mi è piaciuta, grazie Claudia, anche se è un pochino chiara. E poi qua ci sono rossetti e gloss, questo è un gloss di Smashbox che l'ho comprato, che se sapevo che mi arrivava con tutta sta roba qua, tutti questi gloss dagli estai non l'avrei preso, è proprio un gloss, vedete. Effetto specchio trasparente, mi sa che questo me lo metto in borsa. No, ma che me lo metto a fare in borsa? No, stavo dicendo, me lo metto in borsa se voglio darmi un po', ma che mi do? Tanto se oggi ho le mascherine ancora, cioè le vedremo mai queste mascherine. Che poi apro una parentesi. Allora, io trovo che al di là Covid non Covid, l'uso della mascherina per andare al supermercato credo che sia un'ottima cosa, e anche l'igienizzazione delle mani. Io penso che quello dovrebbe essere una cosa che rimane, almeno l'igienizzazione delle mani. Poi io probabilmente la mascherina me la potrei rimettere anche quando non sarà più obbligatoria, perché secondo me tante influencer, raffreddori, ragazzi, con queste piccoli accorgimenti, secondo me si evitano, che anche quelli sono al di là del Covid, sono una gran rottura, perché non si, almeno io quando prendo un raffreddore sto malissimo. E, quindi boh, non è male l'idea, secondo me, almeno nei supermercati, per me di continuare a usare certe protezioni. A giro anche no, quindi non vedo l'ora per vagare liberamente, di poter stare senza ste maschere, poter far vedere rossetti e luci da labbra. Boh. Poi questo è un altro rossetto, quello della Couleur Caramel, che non gli avrei dato 2 lire, invece mi sta molto bene, è quello che ho sotto di base, perché poi ho provato roba, quindi sotto di base ho questo. E mi piace molto, molto morbido, un rossettino molto naturale. Di base ho questo e poi ho applicato solo nel centro questo qua, che mi è arrivato proprio ora, fresco fresco dagli estai, che è un luce da labbra leggermente colorato, mi è piaciuto molto anche questo, e l'ho messo qui. Ho cercato di mettergli un po' per colore della serie qui, questo e questo che è trasparente. Poi qui ho questi tre, questo è trasparente sempre su quella tonalità, questo invece è sempre su una tonalità sempre mattoncino, questo invece è la tinta labbra di Puro Bio che l'ho provata e mi piace molto, un po' invernale ma mi piace molto, ottima tenuta anche con la mascherina, cioè ti levi la mascherina quando questa è asciutta ti rimane lì, non ottima da usare sotto la maschera. E poi ho messo questo che è un rosso più mattoncino. Rosso mattone scuro, insomma, non è un rosso particolarmente vivace, però è un bel rosso, sempre di bella oggi, e l'ho messo qua. Qua invece ho fatto la riga di quelli più sui toni del rosa. Allora, questo pensavo fosse più rosato, invece è un rosa, ma è molto aranciato, troppo simile all'altro che già avevo, vabbè. Purtroppo, però bello, ma pensavo fosse un pochino più rosa. Questo invece è proprio, non ci incastra niente con quello che vedete qua, è proprio un rosa caldo, molto acceso, bellissimo, molto estivo, non mi starà da Dio, però è bellissimo come colore, mi piace veramente tanto, anche questo regalo di Claudia. E qui la tinta labbra di Clio, questa non mi piace molto. Pensavo fosse un colore più spento, invece sulle labbra è proprio un fucsione, bello. Cioè, bella la tinta labbra, mi piacciono le tinte labbra di Clio come tenuta, però non, come colore non è azzeccatissimo. E qua invece ho i rossi. Ecco, questo sempre è un rosso aranciato, vedete, molto simile al fratello che vi ho fatto vedere, più rosato. Sulle mie labbra siamo lì, cioè a vederli da soli sono diversi, ma sulle mie labbra siamo lì. E poi c'è questo rosso qui, la tinta labbra, il Fair Kiss di Clio, che è meravigliosa, cioè è un punto di rosso stupendo, è un rosso va acceso, vagamente freddo, mi piace tanto come mi sta sulle labbra, cioè proprio bello, 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 bello.
E questo mi è arrivato, anche questo da Yesstai, guardate che carino, fatto a tubetto. È un rossetto in crema, loro dicono da dare col dito, ma io lo darei col pennellino perché è molto, molto pigmentato, molto carico. Non ho avuto modo di provarlo sulle labbra, quindi non so la tenuta, li ho spacchettati adesso proprio. E quindi niente, qui è tutta la robina che io tengo. E la mia beauty table è questa. Mi è venuto il mal di schiena stare in torsione. Adesso, almeno per finire il video, mi giro, mi metto comoda. Allora, niente, questa era la mia beauty table, vi dicevo. Poi quando avrò organizzato la scatola con tutti i trucchi e arriveranno anche gli altri che sto aspettando da YesStyle, allora la metterò in ordine, ma io ci passo le ore poi perché devono essere le cose tutte allineate in una certa maniera, cioè sono un po' fobica. E niente, comunque dai ragazzi, io vi saluto e se ancora non siete iscritti, mi raccomando, iscrivetevi, lasciate un pollicino in su e ci vediamo presto. Ciao!